ingegneri e tecnici che al tempo di Murat si erano formati alla Scuola Politecnica di Napoli. Se noi andiamo a vedere grandissima parte dei primati, dal Ponte sul Garigliano a Pietrazza, agli allestimenti di navi, alle scienze, alla tecnica, ai ponti, ai viadotti, alle opere idrauliche, sono state realizzate da ingegneri che si erano formati alla Scuola Politecnica di Napoli durante il periodo francese. Perché? Perché i francesi avevano portato a Napoli lo spirito dell'École Polytechnique francese, che era una scuola di grandi ingegneri. Allora, Ferdinando II, piuttosto che, come dire, licenziarli o epurarli, li recuperò con in testa e già le filangieri e se ne servì per fare grande il proprio regno. Quindi cosa accade? Tra il 1840 e il 1850 la flotta a vapore del regno comincia a sostituirsi a quella a vela. Negli anni tra il 1850 e il 1860 navi a vela che erano state realizzate per ottimizzare, per recuperare materiali presenti nel cantiere come il Monarch, furono programmate per essere riconvertite ad elica. Quindi anche il Monarch, di fatto, che era nato come grande vascello a vela, di fatto poi viene pianificato e adattato, ammodernato con un impianto propulsivo ad elica, con macchina a vapore sempre. Arriviamo quindi a momenti estremamente importanti della nostra storia. Nel 1850 accadono due fatti di straordinario significato. Accade la guerra di Crimea, che dimostra alle potenze marittime europee la necessità di dover ridimensionare il ruolo delle due Sicilie, se non addirittura far decadere il regno. Perché? Re Ferdinando II, geloso di questa sovranità, di questa neutralità, si rifiutò di prendere partito e dichiarò la propria neutralità. Per lui neutralità significava neutralità a tutto tondo, a tutto orizzonte. Quindi in pratica che cosa? Divieto, impossibilità per le navi inglesi di rifornirsi di carbone nei porti delle due Sicilie, in particolare ad Augusta e a Brindisi. Torniamo al discorso di prima. Se ci si vuole divertire a giocare con le navi a vapore, c'è bisogno del carbone. Se non c'è il carbone, la nave a vapore non può navigare. Il gabinetto inglese capisce che Ferdinando II sta giocando col fuoco. Perché? Perché l'impossibilità di rifornirsi di carbone avrebbe avuto il significato, nel tempo a venire, di non poter attraversare Suez. E per gli inglesi la via delle Indie, che portava all'impero indiano, era di fondamentale importanza. Mi rendo conto che è difficile in così poco tempo sintetizzare dei concetti importanti come questo, però tenete presente che quando accade un fatto così tremendo come la caduta di un regno c'è sempre una serie di motivi che la determinano. Questo è stato uno dei motivi più seri, cioè, come dicono gli esperti di geopolitica, Ferdinando II, facendo questo, aveva superato i limiti di una piccola potenza. Tenete presente che la politica internazionale è regolata dal realismo. Una piccola o media potenza non può giocare a fare la grande potenza, altrimenti viene ridimensionata. E allora nasce una linea di politica che ci porta a Garibaldi e alla caduta del regno.